Buon pomeriggio. L'incontro di quest'oggi viene trasmesso secondo ormai la consueta modalità streaming sul canale YouTube di Spazio Aperto. Tale iniziativa fa capo al progetto Centro di Cultura Musicale dell'Associazione Il Melograno, che ringraziamo. Ricordiamo che a tale progetto fa capo anche tutta una serie di incontri, alcuni già trasmessi, attuati in presenza, altri che seguiranno, che potete sempre guardare in streaming, e ancora potete trovare degli articoli come delle brevi dispense sul sito musicaemusica-sml.it, articoli, ripeto, dedicati ai temi già trattati. L'incontro di quest'oggi, che ovviamente viene permesso grazie anche all'Associazione Spazio Aperto, che ringraziamo, e alla compartecipazione del Comune di Santa Margherita Ligure, l'incontro di quest'oggi riguarda il preromanticismo da Goethe a Beethoven. Un tema molto vasto, ampio, e quindi scuserete l'inevitabile sinteticità. Vediamo un attimino una breve schermata per facilitare la comprensione. Non ricordo che comunque è già stato attuato un incontro sul barocco da Monteverdi a Handel, un incontro sul Fidelio in streaming. Ricordiamo ancora il teatro musicale di Mozart, sempre disponibile in streaming, l'incontro di quest'oggi e il prossimo incontro, che riguarderà il XIX secolo, sentimento, natura e libertà, nel mese di maggio. Procedendo, saranno in programma incontri su Verdi in ottobre e in novembre. Bene, vediamo di che cosa possiamo parlare oggi. Un breve excursus storico, genesi e temi principali del preromanticismo, con le idee romantiche, Goethe, Rossini, Beethoven, Schubert e Marschner. Iniziamo a guardare un breve excursus storico. Verso la fine del 1700 due sono stati gli avvenimenti caratteristici di questo secolo e importantissimi: la fine delle guerre di indipendenza americane, nel 1776 il presidente Jefferson firma la dichiarazione di indipendenza e la carta dei diritti naturali dell'uomo, e ovviamente la rivoluzione francese del 1789. Grazie a questi due importantissimi fatti storici, idee rivoluzionarie e libertarie iniziano a circolare sempre più capillarmente, andando a minare alla base le allora esistenti monarchie assolute. Passato il periodo clou della rivoluzione francese e il seguente periodo detto del terrore, ascende, arriva in auge il generale Napoleone Bonaparte, al quale vengono affidate campagne volte alla conquista di territori, come la campagna d'Italia, ad esempio la campagna d'Egitto. Nel 1799, con un colpo di Stato, Napoleone si fa proclamare primo console, inizia ad attuare tutta una serie di riforme drastiche ma efficaci, tanto che in patria viene acclamato come un eroe, e nel 1804, lui assente, la Francia, con un vero e proprio plebiscito, lo nomina imperatore. Inizia un periodo di relativa pace, ma una coalizione di stati che si erano visti sottrarre dei territori dichiara guerra alla Francia. Napoleone contrattacca, riporta inizialmente delle vittorie, ricordiamo, tanto per citare, Austerlitz, ma altre campagne, come quelle di Russia, gli saranno fatali.
catturato dagli inglesi dopo aver subito la sconfitta di Lipsia e di Waterloo, viene relegato nell'isola di Sant'Elena, dove morirà il 5 maggio del 1821. Inizia così un periodo di restaurazione volta al ripristino dell'Ancien Régime. Il 1815 è una data fatidica, è l'anno del famoso congresso di Vienna, che in qualche modo ridisegna i confini e dà nuove attribuzioni di territori. In modo particolare, l'Italia cade sotto il dominio degli Asburgo o sotto dinastie legate agli Asburgo da vincoli di parentela. Abbiamo visto rivoluzione americana, francese, Napoleone, il congresso di Vienna, restaurazione. Preromanticismo, genesi e sviluppi. Verso 1700, verso la fine del 1700, nasce una nuova sensibilità. Sostanzialmente, il secolo XVIII è stato caratterizzato da una fiducia nella ragione, da un cieco ottimismo che la scienza avrebbe potuto migliorare la vita degli uomini, portare pace e felicità. Ma, ripeto, verso la fine del 1700 una nuova sensibilità che si apre all'irrazionale, alla passione, ai sentimenti. Ricordiamo già il filosofo francese Blaise Pascal che nel 1670, in un suo saggio intitolato Pensée, pensieri, aveva affermato il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Certamente l'embrione del preromanticismo lo troviamo in Germania. Come potete vedere in questa schermata, abbiamo parlato del superamento quindi dell'illuminismo. La ragione non può garantire, spiegare tutto in modo chiaro. Nel 1776 viene pubblicato ad Amburgo un testo intitolato Drammaturgia d'Amburgo, che raccoglie tutta una serie di articoli critici e di recensioni redatte per il Teatro Nazionale tedesco da un gruppo di giovani poeti e scrittori rimasti ormai famosi nella letteratura: Lessing, Klopstock, Heine, Schlegel. Sempre in quest'anno, 1776, il poeta e scrittore Max Klinger propone un testo in prosa, sostanzialmente una storia di amore e morte, intitolata inizialmente Der Wirrwarr, il guazzabuglio, la confusione. Nel 1798 viene attuato, viene prodotto, istituito una rivista, viene istituita una rivista da Schlegel insieme al cognato e alla cognata, scusate, e al fratello. Questa rivista, intitolata Ateneum, ha vita breve, dura 2 anni, ma appaiono qui 2 testi fondamentali considerati un vero e proprio manifesto del preromanticismo. Un dialogo sulla poesia di Schlegel e sempre di questo autore un saggio sul Wilhelm Meister di Goethe. Andiamo avanti. Quali sono le più importanti idee romantiche? Il preromanticismo e il seguente romanticismo è un movimento molto complesso. Nelle nazioni dove poi si diffonderà, prenderà varie strade, verrà rielaborato variamente, tanto che si potrà parlare addirittura di romanticismi. Certamente uno degli aspetti più macroscopici del romanticismo e comunque di questo periodo è l'idea centrale che esistono nella vita dei conflitti, delle dualità, dei binomi irrisolvibili e ineliminabili, che generano angoscia, generano tragedie perché non possono essere superati, come aveva affermato l'illuminismo, in uno status di superiore benessere e felicità. I binomi classici sono abbastanza noti: amore-morte, uno dei principali binomi,
bene, male, buio, luce, amicizia, odio e così via. Fra le idee romantiche che noi possiamo trovare come matrici comuni, ripeto, a questo movimento che poi assumerà anche identità nazionali, abbiamo l'idea, ad esempio, di storia. Nasce una nuova idea di storiografia, non più come sequenza di fatti in ordine cronologico, ma come una serie di cause ed effetti da ponderare e da studiare. Periodo storico privilegiato dai romantici, il Medioevo, perché visto come un momento storico quasi senza date, nebuloso, magico, misterioso. Ancora l'idea, ad esempio, di patria, di libertà, di indipendenza politica, l'idea di identità nazionale, con il conseguente richiamo alla riscoperta delle proprie origini, del proprio folklore, usi, costumi, miti, leggende e anche, ovviamente, una musica che spesso ha diciamo dei colori popolari. Interessantissimo il legame con la natura. La natura non è più vista come un luogo ameno dove ristorarsi, ma una vera e propria entità che può instaurare con l'uomo magiche, misteriose corrispondenze. È un tema che di lì a non molto sarà trattato anche dai simbolisti. Il romanticismo mette l'occhio anche sui poveri, i miseri, i derelitti, sugli afflitti, coloro che subiscono piccoli e grandi soprusi. Negli ambienti anglosassoni incomincia a diffondersi il gusto per ambientazioni lugubri, fantasmi, brughiere, luoghi sepolcrali. Pensiamo a Byron, pensiamo a Shelley. Ancora un altro tema interessante, la seduzione e il fascino del male. Viene rivisitata anche la cultura classica, che viene vista come un periodo d'oro da sognare, ormai perduto, da considerare con nostalgia. E certamente in questo momento di preromanticismo si delinea la figura dell'eroe romantico, un eroe appassionato, scosso da drammi interiori, solo, incompreso, ma anche a volte bello e maledetto, consapevole della propria grandezza. In Italia il preromanticismo e le prime correnti romantiche arriveranno certamente, ma in modo un po' più sotterraneo, perché l'Italia sarà interessata da questioni politiche e in pratica il nostro romanticismo sarà il nostro risorgimento. Non possiamo dimenticare come esponente, non citare come esponente massimo di questo momento il poeta, lo scrittore Goethe, che una scrittrice inglese, George Eliot, pseudonimo di Mary Evans, morta nel 1880, aveva definito l'ultimo uomo universale a camminare sulla terra. Nato a Francoforte nel 1749 e morto a Weimar nel 1832, Goethe è uno scrittore dalla cultura vastissima e dai mille interessi. Inizia a scrivere per il Teatro delle Marionette, è praticante al tribunale di Wetzlar, si interessa praticamente di quasi tutto lo scibile: poesia, letteratura, alchimia, esoterismo, botanica, mineralogia. Inventa una famosa teoria dei colori, diventa scenografo e anche impresario di un teatro. Fra le sue opere più importanti, del 1774, I dolori del giovane Werther, che certamente rappresenta un personaggio che rappresenta il prototipo dell'eroe romantico e
del binomio amore-morte. Werther muore per affermare, si suicida per affermare il proprio amore, ma è solo in virtù della morte che non solo diventa uomo, ma dimostra la veridicità di ciò che dice. Ricordiamo che più tardi il compositore francese Massenet ne farà un melodramma, un'opera tradotta poi in tedesco. Su questo personaggio avremo modo di ritornare. Ancora il Faust, monumentale lavoro, inizialmente intitolato Ur Faust, primo Faust, iniziato molto presto, ma poi definitivamente diciamo portato alle stampe fino al 1832, un dramma psicologico dell'uomo che non vuole rinunciare alla sua volontà di capire il senso della vita, il senso del mondo, è anche un grandioso affresco sul, diciamo, le forze del demoniaco e del soprannaturale. Nel 1786 Goethe compie un viaggio a Roma tanto sognato in amore della classicità. Nell'87 l'Egmont, per il quale Beethoven scriverà delle musiche per scena, e ancora diciamo dopo la morte di Schiller, con il quale Goethe ha una fortissima amicizia, un fortissimo legame, nel 1809 Le affinità elettive, un romanzo di passione senile con una profonda analisi psicologica, dalla scrittura molto asciutta, ma certamente con grande pathos. Nonostante l'amicizia e il conforto di Lord Byron e di Manzoni, Goethe vive gli ultimi anni di senilità con amarezza e isolamento. Ricordiamo appunto che il Werther, di cui poi parleremo più avanti, avremo modo anche di affrontarlo in seguenti incontri, è certamente un simbolo dell'amore morte dello Sturm und Drang. Ancora Rossini. Rossini nasce a Pesaro nel 1792 e muore a Passy nel 1868. È un compositore difficilmente collocabile, certamente capace di captare le prime istanze romantiche, fra poco parleremo del Guglielmo Tell, ma ancorato ed erede del teatro barocco. Genio secondo Balzac, è lo stesso Rossini che in un colloquio con Wagner dice chiaramente al compositore tedesco: io mi sento più portato a scrivere opere comiche che opere serie, che fra l'altro curiosamente sono numericamente maggiori, sono di più. Dopo dei primi studi a Bologna e dopo aver composto già delle opere buffe, l'ascesa di Rossini avviene a Napoli grazie all'impresario Domenico Barbaia del San Carlo di Napoli, che lo scrittura dal 1816 al 1822. Qui a Napoli conosce e sposa la cantante Isabella Colbran. Dopo dei soggiorni a Vienna e a Londra, nel 1824 Rossini arriva a Parigi, invitato a comporre per il Théâtre des Italiennes. Qui Rossini cerca di seguire, di assecondare i gusti del Grand Opéra. Il Grand Opéra è un genere di melodramma nato per assecondare appunto i gusti della media borghesia della seconda metà dell'Ottocento in Francia, appunto, e prevede grandi scene, numero nutrito di personaggi, balli, cori, danze.
tutto molto maestoso e molto grandioso. E sarà appunto proprio qui che Rossini comporrà il Guglielmo Tell, a poco ci arriviamo. Dopo 40 anni di lavoro, segue un periodo in cui Rossini scrive poco e niente, anche se qualcosa, ovviamente, come ad esempio la famosa messa. Su questo silenzio di Rossini, molte sono state le interpretazioni, anche le più fantasiose. Molto curiosa quella di Saint-Saëns, che dice: beh, evidentemente non aveva più niente da dire. Non è facile parlare in poco tempo dello stile di Rossini. Fondamentale una frase che il filosofo Schopenhauer, in un suo testo Il mondo come volontà e rappresentazione, dice: nessuno meglio di Rossini si è tenuto lontano dall'errore di unire musica e parola. È un'affermazione alquanto curiosa, visto che il melodramma si basa sull'unione di musica e parola. In realtà, quello che fa Rossini, che certamente nelle opere comiche riprende personaggi del teatro antico comico, della commedia dell'arte, guarda più che alla storia, e al significato delle parole che i personaggi pronunciano, al suono di queste parole. Su questo suono Rossini lavora, lo rielabora, scandisce le sillabe e le rende quasi ritmiche, le rende musicali, costruisce quindi la scena, l'azione, i personaggi più musicalmente e li descrive con colori melodici e strumentali. Crea quindi una sorta di maschera sonora del personaggio che da maschera grottesca, antica, inizia ad acquistare così spessore, vivacità e brio. Certamente sono fondamentali nelle opere comiche di Rossini il finale d'atto e il finale dell'opera. Tutto diventa scoppiettante, si intrecciano arie, ensemble, cori, assolo. Ancora un'altra caratteristica che ha reso Stendhal felice, come dice lui, di sentire Rossini, è il famoso crescendo. Il crescendo è un procedimento secondo il quale un suono viene sempre più aumentato gradatamente di intensità, e a volte anche più rapidamente ed insistentemente. Ma Rossini fa di più, fa intervenire in questo procedimento anche tutti gli strumenti dell'orchestra. Arrivano via via, uno dopo l'altro, i quali si uniscono in un grande ensemble di brio, di vivacità, di gioia travolgente. Abbiamo di Rossini, per quanto riguarda l'opera comica, abbiamo pensato di dire due parole sulla Cenerentola. La Cenerentola è un lavoro del 1817 con libretto di Jacopo Ferretti, che ha diverse fonti. Ricordiamo ad esempio una favola intitolata La gatta Cenerentola, nel lavoro di Giovan Battista Basile, Lo Punto degli Conti, di secoli prima. Ricordiamo la favola Cendrillon di Perrault del 1697. L'opera viene rappresentata per la prima volta al Teatro Valle di Roma, e ci presenta uno schema abbastanza consueto: un tempo di preparazione, un tempo di attacco, un largo concertato, un tempo di mezzo e una stretta finale. Curiosa la genesi. Qualche anno, scusate, un anno prima, poco tempo prima, sì, quasi 2 giorni si dice, nelle fonti, Ferretti e Rossini si trovavano a casa dell'impresario Cartoni per discutere di una nuova farsa. Dopo tanti
suggerimenti, Ferretti se ne esce dicendo Sandrion, al che Rossini dice: "Avresti tu core di prepararmi il programma?" E Ferretti: "E tu di musicarla?" Rossini: "A quando il programma?" Ferretti: "A dispetto del sonno domani mattina." E infatti così successe. L'indomani mattina il librettista procurò a Rossini tutto il programma di Cenerentola. Abbiamo di questo lavoro delle arie strepitose. Si tratta grosso modo della favola classica che tutti conosciamo: non c'è la matrigna, ma c'è il patrigno. Don Magnifico, il principe Ramiro, principe di Salerno, abbiamo Angelina, Cenerentola, e non più la scarpetta di cristallo, poiché era disdicevole allora mostrare la caviglia delle signore, mostrarla in pubblico, uno smaniglio, cioè un braccialetto. Vi mostriamo qui nello schema le arie che riteniamo più notevoli. Una volta c'era un re, una filastrocca che Cenerentola pronuncia, canta accanto al fuoco mentre sta spazzando la cenere, auspicando che possa anche lei trovare un suo principe. Nell'atto secondo, sì, trovarla, io giuro, un'aria del principe Ramiro che si prefigge di trovare assolutamente la ragazza della quale si stava innamorando, avendola vista al ballo e poi comunque fuggita. L'atto secondo, questo è un nodo avviluppato, un momento clou dell'opera, dove possiamo notare proprio come Rossini crea questa gioia, questo brio, e pensate a come le sillabe delle parole, questo nodo avviluppato, vengono scandite e tramutate quasi in ritmo. È cantata da tutti che si meravigliano quando scoprono che il servitore, non è il vero servitore del principe, ma è il principe stesso che aveva scambiato i vestiti. E ancora nacqui nell'affanno. Atto secondo, Cenerentola, che è in realtà anche la bontà in trionfo, espressione di sentimenti buoni e sinceri. La fanciulla ricorda i suoi tristi inizi, ma ora è disposta a perdonare tutti in un momento di grande felicità, quasi a dimostrazione che non esistono solo tragedie e personaggi cattivi e crudeli, ma anche qualcuno capace di esprimere buoni sentimenti. Naturalmente di Rossini non possiamo non parlare, come detto prima, del Guglielmo Tell, opera composta nel 1829 a 37 anni per l'Opéra di Parigi, che allora si chiamava Académie Royale de musique. L'opera ha una gestazione molto difficile, vi mettono mano diversi autori fino a, diciamo, i librettisti Étienne de Jouy e Bliss, riprendendo quasi tutto lo schema della tragedia di Schiller. Qui le arie notevoli, ora ne parleremo. Il primo atto è un atto che agli inizi è piuttosto lento, crea un'aura pastorale bucolica che dimostra l'interesse certamente di Rossini verso la poesia della campagna, verso la natura. L'atto si anima verso la fine quando Guglielmo Tell cerca di salvare il pastore Leutold dalle grinfie del Borgomastro Gessler, tiranno e crudele. Seguono poi tante scene che sono proprio tipiche della tragedia di Schiller: gli amori infelici di Arnold per Matilde,
una fanciulla imparentata con gli Asburgo, eroina bionda, passiva e rassegnata, la scena della mela, la crudeltà di Gessler, la rivolta dei congiurati, la sconfitta degli austriaci, sono tutti episodi, ripeto, del dramma di Schiller, adattati da questi due librettisti, Étienne de Jouy e Hippolyte Bis, con, ripeto, maestosità, lentezza, grandezza, grandiosità, dopo un iter e una lavorazione molto complessa. Celebre l'ouverture, con i tre movimenti, allegro, andante e presto finale. Abbiamo detto che anche con l'ouverture, come del resto nella prima parte del primo atto, Rossini si apre alla natura. Il secondo atto c'è l'aria di Matilde, questa eroina bionda che entra in questa selva opaca aspettando l'innamorato, clima preromantico per eccellenza, bosco, tenebre, luogo oscuro. Il finale del secondo atto, Amici della Patria, cioè, richiamo di tutti i congiurati per combattere e liberare la Svizzera. Molto bello e spettacolare questo momento. I corni nella foresta richiamano i congiurati che arrivano pian piano, illuminano il verde del bosco con le torce accese, con il bagliore delle torce accese. Molto larmoyante l'abbraccio di Guglielmo Tell al figlio, al quale dice resta immobile. E un finale del quarto atto dove l'azione prende ancora una volta vita, arrivano tutti i congiurati, c'è una scena del lago, la barca sulla quale viaggia Gessler si rovescia, il tiranno muore e c'è una fine quindi gloriosa con un accordo conclusivo in do maggiore che segna la serenità ritrovata, la pace, la libertà riconquistata, dimostrando come Rossini si apre e accetta le regole del Grand Opéra. In questo clima, in questo panorama, non possiamo dimenticare Beethoven, del quale, a dire la verità, abbiamo già parlato, quindi ci terremo un po' più stringati. Beethoven nasce a Bonn nel 1770, muore a Vienna nel 1827. Dopo i primi studi si reca a Vienna nel 92, 1792, città in quel momento veramente cosmopolita, vivace culturalmente e musicalmente. Dopo un primo momento di felicità, diciamo così, Beethoven qui ha il vitalizio, l'attenzione di molti nobili, ma ben presto incomincia per lui, anche grazie all'incipiente sordità, uno estraniamento dalla società del tempo. Di lui ricordiamo un aspetto molto interessante, forse sempre un po' sottaciuto. Dichiara di amare le passeggiate, il bosco, la natura. Inizierà a scrivere agli amici nei famosi quaderni di conversazione e nel famoso testamento di Heiligenstadt del 1802, che è una sorta di lettera ai fratelli Karl e Johann. A proposito di questo amore per la natura, è interessante vedere come Beethoven è molto molto attento e attratto. Nel 1810 scrive una lettera alla amica Therese Malfatti. Vi leggiamo proprio due righe. Quanto è fortunata lei che è potuta andare in campagna così presto.
Io non potrò godere tale beatitudine fino al giorno 8. Non c'è nessuno che possa amare la campagna quanto me. Dai boschi, dagli alberi, dalle rocce sorge l'eco che l'uomo desidera udire. E ancora nei quaderni di conversazione scrive: Onnipotente nella foresta, io sono beato, felice, ogni albero parla attraverso te, o Dio, che splendore. Ecco, questo aspetto forse un pochino più, ripeto, sottaciuto di Beethoven è indicativo di quanto il compositore sia anche vicino ad accogliere il preromanticismo, pur essendo ancora l'ultimo rappresentante del classicismo viennese. In lui equilibrio formale e carica emotiva travolgente da Sturmisch trovano una perfetta adesione, una perfetta unione. Anche del resto nelle altre composizioni, nella forma sonata, nelle sinfonie, nei concerti. Per quanto riguarda il Fidelio, l'unica opera che Beethoven scrive, se non vogliamo considerare le musiche per scena, per l'Egmont, appunto la tragedia ricordata prima di Goethe, questo lavoro è un lavoro del quale abbiamo già parlato e per la sua complessità vi preghiamo di richiamarvi alle pagine sul sito e all'incontro già su YouTube. Ma diciamo solo due righe a breve promemoria. Viene rappresentata per la prima volta il 20 novembre del 1805 a Vienna, Fidelio o l'amore coniugale, Singspiel in due atti di difficile gestazione e anche una gestazione che costò a Beethoven svariate amarezze. Certamente è un lavoro che parla di un amore coniugale, ma si va oltre, diventa un inequivocabile invito all'emancipazione umana verso la libertà, verso la felicità, un messaggio certamente universale, grandezza morale, grandezza titanica, ma anche passione, ripeto, dignità che Beethoven ci lascia in eredità. In questo clima preromantico non possiamo dimenticare Schubert. Ecco qua. Nato nei sobborghi di Vienna nel 1797 e morto sempre a Vienna nel 1828, fin da giovane Schubert scrive vari tipi di composizioni. Diventa maestro privato delle figlie del conte Esterházy, ma non riesce a tenere a lungo i lavori. Sempre in ristrettezze economiche, in pratica Schubert vive grazie all'aiuto degli amici. Sotto la guida di Salieri, maestro della cappella imperiale, scrive i primi capolavori lideristici. Margherita l'arcolaio, Il re degli elfi, 1814-1815. A Vienna viene praticamente eseguito soltanto nei salotti della media borghesia, tanto che si parlerà addirittura di Schubertiadi. Sarà soltanto nel 1828 che Vienna prenderà consapevolezza e coscienza della grandezza di questo compositore, quando gli amici organizzeranno per lui un concerto pubblico. In quest'anno muore, minato da febbri e da vecchi malanni, e verrà sepolto vicino a Beethoven per suo espresso desiderio, come già ricordato. Arriveremo all'opera Fiera Bra, ma non possiamo dimenticare tutta la sua fatica lideristica. Più di 600 lieder, la parola lied potremmo grosso modo tradurla in canzone. I lieder sono stati raggruppati in cicli, come
come La Bella Molinara o Viaggio d'inverno, oppure in base a temi, Il canto del cigno, ad esempio. Elemento essenziale del Lieder, la melodia, che è una melodia semplice, orecchiabile, plasmata con naturalezza sulle parole del testo, testo che deve essere prezioso, raffinato, tanto che Schubert si rivolse ai più importanti poeti del tempo, Goethe, Schiller, Klopstock, Ossian, Schlegel. Ogni Lieder è un quadretto, un pensiero compiuto dove l'idea vocale e l'idea strumentale vanno assolutamente di pari passo. Formalmente i Lieder più semplici sono quelli strofici. La melodia viene ripetuta nelle strofe successive, anche a volte con poche varianti, oppure muta la melodia di ogni strofa, ma resta uguale la parte pianistica. Oppure muta la parte pianistica, come pure può mutare sia la parte melodica che la parte pianistica. Fra le sue numerose composizioni, vals, sentimental, vals noble, musica sacra, musica da camera, 10 sinfonie, abbiamo anche 12 melodrammi. Fra questi, i più importanti, Alfonso un d'Estrella del 1821, e due lavori del 1823, Rosamunda e Fierabrà. In tutti questi lavori, lirismo, classicismo e romanticismo si fondono indissolubilmente. Di particolare interesse Fierabrà, forse un lavoro meno noto. Tre atti, opera 796, composta nel 1823, e rappresentata nel 1897 a Hof Theatre. In lingua tedesca, tre atti, un lavoro a metà strada fra l'opera italiana e l'opera tedesca, perché presenta, ripeto, dialoghi parlati, ma anche recitativi, arie d'opera, Lieder, e soprattutto il melodramen, un tipo di canto e recitazione quasi un parlato, ma sostenuto da un tessuto orchestrale molto nutrito. Il libretto del direttore generale dell'opera di corte di Vienna, Joseph Kupelweiser, attinge a diverse fonti. Abbiamo una chanson di Fierabrà del XII secolo, una leggenda medievale, Eginhard und Emma del 1811 di La Motte Fouqué e La Puente dei Mantibili di Calderon della Barca. La genesi di quest'opera fu ostacolata dall'impresario Domenico Barbaia, già ricordato, che avendo rilevato il teatro preferì Rossini. L'abbiamo già detto, e quindi accantonò tutte le altre proposte. Quindi questo lavoro non fu mai visto da Schubert né fu mai pagato. L'azione si svolge fra l'VIII e il IX secolo, al periodo della guerra dei Franchi contro i Mori, nel castello di Carlomagno e in quello di Bolando. Ovviamente il personaggio principale è Fierabrà, vediamo le aree notevoli, cavaliere saraceno, figlio del re Bolando, poi ambedue convertiti al cristianesimo. L'intreccio è piuttosto complesso, vi sono sullo sfondo della guerra Franchi-Mori tre intrecci amorosi, quello di Emma, la figlia di Carlo Magno, per Eginar, un cavaliere di umili origini, l'amore di Fierabrà sempre per Emma, un amore impossibile, e l'amore di Roland, un cavaliere di Carlo Magno, per Florinda, la sorella di Fierabrà. L'opera si conclude con la vittoria di Carlo Magno e Fierabrà verrà convertito insieme al padre, re di Andalusia,
e andrà a seguire appunto Carlo Magno. Certamente le vicende di questo lavoro hanno dei momenti convenzionali di stanchezza. Siamo sullo sfondo di un medioevo sognato, un po' bamboleggiante, ma esistono anche dei momenti in cui gli affetti sono visti in modo autentico, in modo sentito, sentimenti nobili che si scontrano con le regole della guerra, i conflitti religiosi e anche conflitti fra generazioni. Certamente Fiera Bra si configura come l'eroe nobile malinconico che rinuncia al proprio amore in favore del compagno e amico Eginar, esponente di quell'amore impossibile tanto caro ai romantici. Fra le arie più notevoli, le vedete qui nello schema, la sera scende sulla campagna tranquilla. È un momento in cui Eginhard aspetta l'amata ancora, o fortuna perché mi tormenti. È una che poi è o sfortuna. Un momento in cui Fiera Bra teme di non poter amare Emma. Ancora che la pace venga ad abitare. Un momento in cui Franchi e Mori auspicano una pace, una tregua. Nel terzo atto egli non morirà. Qui è Fiera Bra che in pratica si impegna per lotta per salvare Eginar condannato a morte, sapendo che questo cavaliere è amato dalla sua innamorata. Poi alla fine, atto terzo, rallegriamoci dunque, siamo in un momento in cui i Mori e i Franchi capiscono che è possibile una pace e Carlo Magno auspica appunto che questa pace duri a lungo e il finale dell'atto terzo, qui vedete secondo e terzo, dopo lunghi tormenti, ancora una volta Carlo Magno esprime il suo giubilo per la fine di questo travagliato periodo e soprattutto l'incontro fra religioni. Meno noto il compositore Marschner. Ecco qua. Nato a Vienna nel 1795, morto ad Hannover nel 1861, questo compositore è ricordato più per essere stato un valente direttore d'orchestra che non un compositore di fama. Abbandonati gli studi di legge per amore della musica, nel 1816 si reca a Vienna, poi diventa a Bratislava maestro di cappella. Poi ancora a Dresda, presso il teatro Hofoper, diretto da Weber, teatro che gli commissiona delle opere. Qui diventa, dal 1824 al 26, per 2 anni, direttore musicale dell'opera italiana e tedesca. Dopo varie tournée, sempre in città tedesche, con la terza moglie, la cantante Marianne Wolbrück, si stabilisce a Lipsia come direttore d'orchestra del teatro municipale e qui ottiene 2 discreti successi con 2 opere, Il Templare ed Il Giudeo e soprattutto un interessante lavoro, Der Vampir. Apprezzato, ripeto, più come direttore che non come compositore, gli ultimi anni di Marschner furono amareggiati dalla sempre più crescente egemonia di Meyerbeer, dall'ostilità del giovane Wagner, dalla morte della moglie e di alcuni figli. Dopo nuove nozze si ritirerà a vita privata con il titolo di General Music Director.
Parliamo dunque di quest'opera, Der Vampir, con la quale Marschner volle fare un esempio di opera romantica tedesca. Lavoro, opera 42, in due atti in tedesco, in scena al Teatro di Lipsia nel 1828, fu inizialmente un'opera trascurata. Venne ripresa soltanto nei primi anni del XX secolo, in particolar modo intorno al 1920, quando Hans Pfeiser ne rifece un'ulteriore rielaborazione. Il librettista ne fu il cognato, Wilhelm Wolbrook, che si ispirò essenzialmente a due fonti, Der Vampir oder die Totenbrand e di Ludwig Ritter. Ricordiamo questi autori non sempre facili da memorizzare, e The Vampire di Jean Polidori. In modo particolare, Jean Polidori chi era? Era un giovane medico scozzese di origine italiana che già nel 1819 aveva pubblicato un fortunato racconto intitolato The Vampire, con il quale mirava a colpire attraverso una specie di gioco letterario l'amico Lord Byron, presso il quale era stato anche a servizio, il quale Byron era già stato a sua volta autore nel 1813 di un poema, il Giaurro, sul tema del vampiro, derivato dal folklore balcanico, vampiro, un essere soprannaturale, smorto, bianco di pelle, tornato in vita e per rimanere in vita costretto a bere il sangue di giovani, vergini. Il cognato Wolbrook, dopo vari rimaneggiamenti, prepara per Marschner un testo nel quale è protagonista Lord Ruthven, un lord scozzese, sapremo poi essere un vampiro colpito da una maledizione, arriva in un villaggio dove per poter vivere è costretto a bere il sangue di tre fanciulle, facendole però morire. Con due ci riesce, la terza, Malvina, vorrebbe anche sposarla, ma la fanciulla è amata da Edgar Aubry, un giovanotto del luogo che, fra l'altro, amico di Ruthven, accoglie da lui le confidenze e capisce, Ruthven, diciamo, confida proprio a questo amico, ad Edgar, di essere lui il vampiro e racconta la sua storia. Deciso a sposare Malvina prima di ucciderla, Edgar arriva in tempo per fermare le nozze. Qui non sa cosa fare, se smascherare il vampiro, se salvare Malvina, se salvare la sua anima. Ecco che improvvisamente decide di optare per l'amore per Malvina e pronuncia la parola vampiro, al che un fulmine cade su Lord Ruthven che viene incinerito. Interessante notare come in questo caso non c'è l'uso del folcloristico paletto d'argento molto cinematografico, ma si pronuncia la parola vampiro, creando quindi intorno a questo sostantivo, a questa parola, un'aura di paura, di terrore e di mistero, molto interessante. Non dimentichiamo che già dai primi dell'Ottocento, pensiamo all'uscita nel 1816 del volumetto di Mary Shelley, Frankenstein o il moderno Prometeo, ripeto che già soprattutto nei luoghi anglosassoni, fin dagli inizi del 1800, era nato quell'amore per il fantastico, per il tenebroso, per esseri demoniaci e soprannaturali. E quindi con questo noi iniziamo ad avere quel in embrione, come
l'idea di letteratura noir che poi diventerà vera e propria letteratura gotica. Lavoro a diversi numeri chiusi, forme convenzionali, ma si apre anche a scene di grande tensione drammaturgica, c'è l'alternanza di ariosi, recitativi, arie solistiche, parti corali. Marschner viene considerato un vero e proprio anello di congiunzione fra Weber e la rivoluzione wagneriana. Certamente l'opera ha un successo forse più per fattori extramusicali che non strettamente musicali. E la revisione che poi ne fece Hans Pfizer nel 1920 fu una revisione volta a sottolineare ancora come questo lavoro dovesse essere l'emblema dell'opera romantica tedesca. Vedete qui nello schema le arie notevoli di questo lavoro, l'aria di una fanciulla Emmy che racconta insieme a Malvina, no? Che parlano di questo vampiro, di questo personaggio crudele che sta mordendo delle fanciulle, mandandole a morte. L'atto secondo, Emmy, la seconda vittima, che racconta una leggenda di un uomo bianco di pelle. Ancora un secondo atto nel quale il Ruthven dichiara, racconta a Edgar come mai è diventato vampiro, tutta la sua storia, vittima della maledizione, e wie ein Schöner, l'ultimo atto, un momento in cui Edgar, pieno conflitto interiore, decide però alla fine di smascherare il vampiro pronunciando appunto la fatidica parola. Bene, come potete vedere, abbiamo, diciamo, dato una veloce panoramica di questi argomenti, inevitabilmente veloce, un preromanticismo che per tutti i suoi temi, per tutti i suoi contenuti, porterà al seguente incontro che avverrà in maggio su il pieno XIX secolo. Sentimento, natura e libertà. Ti ringraziamo per la cortese attenzione.